finalisti della Campari Barman Competition. Noi ovviamente siamo in attesa della busta, perché i nostri giurati ora si riuniranno per decretare il vincitore di questa edizione 2017. Adriano, sei soddisfatto della tua prova? Sono soddisfatto, ci siamo ripresi all'ultimo per fortuna. Alessandro, tu cosa mi dici? Sì, sono soddisfatto, qualche sorriso in più avrei potuto concedere. Contenti. Molto bene, Ettore, sei carico? Sono soddisfatto perché mi sono divertito un sacco stasera, quindi penso sia la cosa più importante. Vi abbiamo visti, belli carichi, molto molto coinvolti, emozionati, ma al punto giusto. Dario, vogliamo ricordare il premio di questa serata e aggiungere qualcosa? Abbiamo il microfono? Non si sente. Si sente. Allora, uno di questi tre ragazzi vincerà un anno con Campari Academy. Cosa significa un anno con Campari Academy? Un'esperienza come quella che ha fatto Luana, farà un master di formazione, ci seguirà in tutti i locali d'Italia con guest bartending tour e sarà protagonista del nostro Campari Academy Track, che girerà l'Italia per insegnare l'arte del bartending a tutti. Quindi un anno impegnativo, ma non solo, per il secondo ci sarà la possibilità di partecipare al nostro percorso di formazione Bar Master, quindi si continua con la formazione. Per il terzo, premio di consolazione, un kit di materiali da bar personalizzato, quindi ce n'è un po' per tutti, Cristina. E beh, devo dire sì, anche perché Campari pensa proprio a tutti. Ragazzi, un ultimo aneddoto, qualcosa che vi è rimasto in questa lunga gara fino ad oggi? Condivisione, che è motivo di crescita. Condivisione che non è solo social, ma è anche incontrare altre persone con la stessa passione. Social, ogni tanto si perdono quelle che sono le vibrazioni naturali. Sicuramente tanta emozione, ma la cosa più importante è comunque conoscere veramente non colleghi ma amici. È rimasto tanto fare da bere davanti a tutte queste persone e soprattutto per essere giudicato. Guardate qui che giuria. Fabrizia, vogliamo aggiungere qualcosa sul mondo Campari? Che cosa auguriamo a questi ragazzi? Tanta red passion. Assolutamente sì, ci vuole la giusta passione. Dario, l'Academy segue proprio i ragazzi in questo percorso. Vorrei rispondere, eccomi qua. Ok, io assolutamente sì, io volevo approfittare della presenza di David Wundisch e di Tristan per chiedergli un'impressione su questa gara. Loro girano il mondo e di gare ne hanno viste tante, sono nostri ospiti, quindi com'è andata, David? È andato benissimo, credo. Tutti e tre sono stati molto bravi e anche direi coraggiosi. È un grande. Grande folla di gente, difficile, tutti e tre, voi avete fatto benissimo, mi è stato fatto una grande impressione. Tristan, for you was the first time for you. Yeah. Tell us something about this event. I mean, what an event, seriously. This is, the spotlight is properly on these guys, and they showed up, they delivered really well. I would be very nervous myself having to make drinks in front of this. It's a great audience, by the way. Well done. Round of applause for the audience. But seriously, this is the spotlight's on. It's hot and it's intense. And thank you, Leah. Your new favorite possession. Well done. Seriously, it's difficult, and I have great admiration for all of you. Thank you. Ve lo riassumo praticamente, ha detto che anche lui avrebbe avuto un po' di difficoltà di fronte a questo pubblico e a questo palcoscenico, perché mette un po' di pressione, ma la gara gli è piaciuta e però io vorrei approfittare, perché io vedo tanta gente, tanto brusio. Ragazzi, noi non andiamo avanti se voi non fate un applauso, ma di quelli seri, a questi ragazzi. Tensione, Cristina, sei pronta a me? No, first prize. Spero di
vince la quarta edizione della Campari Barman Competition. Bravissimi tutti! Alessandro, io ti do! Complimenti, Ettore! Un abbraccio, bravissima! Fai la passerella, aiutami qua! Alessandro, ti canto! Ti canto! Te la campagna fatta tutti i giorni! Veniamo tutti avanti per un mega selfie! Mega selfie! Grande Alessandro! Lo facciamo col tuo Alessandro! Ovvio! Tutti verso il pubblico! Perché io ho il braccio come il bastone. Che hai tolto il social. Allora venite tutti qua.